Apriamo questa seconda fase. Dopo aver visto e ascoltato le parti esperienziali, e mi sembra che sia stato molto utile e interessante vedere come gruppi, associazioni, movimenti agiscono alla base del territorio in senso pacifista, non violento, antimilitarista. È molto importante per quello che può essere la crescita non solo del movimento, ma anche del rapporto fra le idee di tutti i gruppi, direi, di poter generalizzare, e la crescita della democrazia nel nostro paese. Credo che sia molto importante partire anche con delle riflessioni che non possono non essere legate a un tema specifico. Questa mattina abbiamo detto che il mondo si complica, che la situazione diventa sempre più complessa e che quindi quello che molti di noi, quelli che qui sono più maturi d'anni e di esperienze, hanno conosciuto in anni lontani, ha cambiato aspetto e faccia. Ci dicevamo prima con Lidia Menapace che ci sono alcuni modi, c'è un modo di continuare a fare politica anche da parte nostra, di noi movimenti, che non è più adeguata al bisogno che hanno le società di rapportarsi ai problemi e alle situazioni. Ci dicevamo infatti che qualche volta andiamo in luoghi dove dobbiamo andare perché ci hanno invitato a parlare, ma se potessimo non ci andremmo, nel senso che ci annoia un poco il modo come è formulata la stessa organizzazione. Oggi i più giovani soprattutto hanno un approccio molto diverso da quello discorsivo e, come dire, in qualche modo da mobilitazione che è stato proprio di altre generazioni. Noi oggi dobbiamo cercare di rilanciare, di allargare, di estendere e di affrontare con una più grande serietà. Sembra in contraddizione quando io magari posso anche pensare a modi leggeri di approccio. Leggero non vuol dire privo di sostanza e di forza. Vuol dire cercare di affrontare i problemi intanto tempestivamente. Noi da parecchi anni corriamo dietro alle guerre dopo che sono già esplose. Noi non facciamo azione di prevenzione. L'azione di prevenzione, dispiace dirlo, necessita studio, perché se uno non conosce le condizioni del mondo, non ce la fa. E quindi questo è un primo punto che va tenuto presente. E la prossima guerra non vedrà una marcia Perugia-Assisi densa di significato, perché bisogna che noi avanziamo proposte, che noi siamo concreti e che portiamo avanti cose compatibili con le situazioni. L'essere non violenti e pacifisti sul serio e non di etichetta significa anche farsi carico della modalità con cui noi ci rapportiamo a una società in cui le differenze sono tante. Ma se noi affrontiamo da fondamentalisti come se noi possedessimo l'unica verità, ci rapportiamo già su un fronte di conflittualità, perché gli altri non sono più i diversi. Incomincia la logica amico-nemico e questo è fondamentalmente sbagliato. Tutti hanno diritto al rispetto, tutti hanno diritto a esprimere e a fare conoscere le loro idee. Noi abbiamo il dovere di argomentare per fare in modo di significare la validità di proposte e l'errore di altri. Poi qui ci fermiamo. Oggi è una giornata in cui vediamo, per esempio, non so, in Francia una legge per condannare per il revisionismo turco sulla questione dell'Armenia. Una legge di questo genere ha limiti pesanti e neanche Pamuk, che è uno che ha sofferto da parte della Turchia per
il suo sostegno alla vecchia storia degli armeni non è d'accordo. Ci sono problemi particolarmente gravi che però, come dire, hanno anche dei risvolti ottimistici. Noi in fondo, lo dicevo anche questa mattina, viviamo per le prime generazioni dopo il 1947 l'iscrizione dei diritti umani eticamente sempre validi, eticamente propri di Socrate, Antigone, Gesù Cristo e così via, per la prima volta come diritto internazionale. Si possono fare dei passi avanti se i singoli paesi nel loro evolversi li applicano con leggi nazionali. E così quello che dicevo anche per la guerra è una, come dire, una eventualità per noi rischiosa, paurosa, piena di problemi. E fino a quando c'era il Ministero della Guerra, 1915, la guerra era un valore. La rivoluzione francese diede come primo diritto di cittadinanza il fare il soldato, coattivamente, obbligatoriamente. Cioè, attenzione, oggi per la prima volta il militare si difende dal dovere esercitare la sua funzione appellandosi a guerre necessarie, tra virgolette, perché umanitarie, perché preventive, perché chirurgiche e via aggettivando, il che significa che senza aggettivi la guerra di per sé è inaccettabile. Andiamo avanti tenendo conto di queste possibilità, potenzialità che ci dà la storia, che ci dice che le guerre non sono un destino inevitabile. E noi oggi parliamo in particolare di armamenti e di armamenti specifici. Io ritengo che sia necessario il massimo di impegno contro tutte le armi, comprese quelle dei privati, quelle che in America sono di libera vendita e che sono sempre un danno potenziale per qualunque società, ma anche le armi leggere, le armi convenzionali che sono diventate sofisticatissime e producono esiti devastanti, e le armi chimiche, le biobatteriologiche che sfuggono a tutti i controlli, che perfino i terroristi non usano ancora, ma che certamente sono in sperimentazione nei club ristretti delle grandi potenze. E questo è particolarmente inquietante. Ma torna il nucleare. Il nucleare, voi lo conoscete per sentito dire, da Hiroshima e Nagasaki, poi alla campagna durante la guerra fredda fra Est e Ovest, ma allora era un qualcosa di inquietante perché si temeva che la guerra potesse esplodere nucleare per errore. Di fatto non ci aveva mai pensato nessuno a farla, perché serviva solo come deterrente nei confronti dell'altra parte, fino a produrre 24-25 volte il potenziale distruttivo di tutta la Terra. Quindi una pura follia se pensate a quello che si sarebbe potuto fare con quel denaro investito in questo modo. Oggi viviamo un'epoca ancora più pericolosa, l'epoca della miniaturizzazione del nucleare. Noi possiamo avere bombe ridotte che fanno un botto relativamente forte, ma che sono devastanti ugualmente. Possiamo avere mine nucleari, possiamo avere armi che sono contenute in forme anche, così come dire, di diffusione abbastanza prive di complicazioni. E ci sono le potenze nucleari che si estendono. Il fatto che i grandi poteri non abbiano saputo mantenere il trattato di non proliferazione, che gli Stati Uniti non ne rinneghino l'adesione, che molti paesi se ne astengano anche nel sud del mondo, anche paesi che non ce l'hanno,
il numero già alto di paesi di cui si dice che l'arma nucleare è in dotazione, fa sì che abbiamo anche un problema di diritto internazionale molto complesso. Posso io negare ad altri quello che detengo io? Se io sono una potenza nucleare, posso negare ad altri di arrivare al medesimo esito? Ora voi capite che questo tipo di ragionamento è estremamente pericoloso perché fila in due direzioni, sul sì e sul no, ma fila soprattutto se noi pensiamo che è il tempo di abbassare tutte le guardie, di tornare indietro, che questo procedimento non possa, se negato ad altri, non possa che essere ridotto, compresso, restituito all'oblio anche da parte di chi l'ha detenuto fin qui come potere supremo. Quindi, ecco, pericoli ce ne sono, problemi ce ne sono, abbiamo visto ultimo quello della Corea, è un bluff, non lo è, è un regno del male, va punito, non va punito, gli Stati Uniti non reagiscono, hanno già fatto abbastanza errori di cui non si sono ancora resi conto fino in fondo, proseguiranno. Ecco, noi abbiamo degli interrogativi, però è un periodo cruciale e credo che questo debba essere oggetto di due momenti. Un primo momento di grande informazione. La gente ignora di essere seduta su un precipizio e ignora di essere complice di situazioni gravi e quindi c'è bisogno di informazioni. La seconda è che c'è bisogno di coscientizzazione. E chi si dichiara a favore della pace non può pensare soltanto in termini moralistici. Io mi sento a posto perché io non vorrei mai la guerra. Anche i generali dicono lo stesso. L'importante è vedere come ci si colloca e che cosa si può fare.